Dal 2019 nella regione Lazio e poi successivamente in tutte le altre regioni italiane verranno sostituiti i codici colori per accedere al pronto soccorso con dei codici numerici. Vediamo che cosa questo comporterà in termini di cambiamento per i pazienti. Prima di parlarvi dei cambiamenti che subiremo noi pazienti rispetto a questa decisione di passare dai codici colori ai codici numerici, voglio prima fare un piccolo discorso che riguarda il fatto proprio dell'accesso al pronto soccorso, perché so già che qualcuno di voi andrà lì a commentare che i nostri pronto soccorsi fanno schifo, che l'attesa è lunghissima, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciatemi dire una cosa, al pronto soccorso si va solo, in teoria, se avete un'urgenza. Che vuol dire un'urgenza? Un'urgenza vuol dire che se avete avuto un incidente per strada, vanno investito, state morendo, avete un osso rotto, e, che ne so, avete avuto un ictus, un colpo apoplettico, qualsiasi cosa di questo tipo, quindi dovete avere, diciamo, un intervento immediato rispetto a questa cosa, allora potete andare in pronto soccorso, anzi dovete andare in pronto soccorso. Ma se avete qualsiasi cosa per cui potete aspettare il giorno dopo per andare dal vostro medico di base, dovete andare dal medico di base. Se andate in pronto soccorso e vi danno un codice colore, che adesso nel prossimo anno non vi daranno più, però per capirci, che sia diverso dal codice giallo o dal codice rosso, vuol dire che voi probabilmente in pronto soccorso non dovete andare dal principio. Io so di moltissima gente che va aia in pronto soccorso al posto di andare dal medico di base, cioè ho da qualche giorno mal di schiena, vado in pronto soccorso perché così aspetto quelle 5-6 ore, mi lamento perché sto aspettando, però mi fanno tutti gli esami del caso e vedo se ho qualcosa gratis. Ora il problema è che a parte che non è gratis perché comunque lo paghi, comunque vai a intasare in pronto soccorso, ma il problema è che il vostro medico di base è pagato, quello che vi dà l'ASL, voglio dire, è pagato anche se voi non andate dal medico di base. I soldi per la quota persona lui li riceve lo stesso o lei, quindi è un doppio spreco perché da una parte sprecate le risorse del pronto soccorso che potrebbero essere impiegate in maniera diversa, dall'altra sprecate i vostri stessi soldi che voi date allo Stato per pagarvi il medico di base dell'ASL. Quanto siete stupidi? Ragazzi, ve lo devo dire, e se il vostro medico di base per qualsiasi motivo non vi va bene, andate, non so dove si va, ma lo potete cambiare. Anzi, mi sa che adesso si fa anche online, quindi proprio non avete scuse per andare in pronto soccorso con un codice bianco. Non ci sono scuse. Cerchiamo un attimo di capire a che serve il pronto soccorso. Quando una persona arriva in pronto soccorso, viene valutata da quello che viene definito il triage. La persona che sta al triage solitamente è un infermiere qualificato per stare al triage, che fa una prima valutazione che si chiama valutazione soggettiva, cioè chiede al paziente o al familiare o al paramedico che arriva con l'ambulanza qual è il problema e le generalità del soggetto, del paziente, dell'utente, se così vogliamo chiamarlo, in arrivo in pronto soccorso. Questa valutazione soggettiva in teoria dovrebbe anche essere seguita da una valutazione oggettiva, cioè in teoria l'infermiere del triage dovrebbe comunque accertarsi del fatto che il paziente abbia più o meno queste o quelle funzionalità compromesse e di conseguenza dovrebbe dare all'utente, al paziente, appunto il codice relativo alla sua urgenza. Oltre alla valutazione oggettiva soggettiva, che poi in realtà per quanto ho avuto esperienza io, la valutazione del triage è sempre stata soggettiva, cioè io arrivavo e dicevo tipo la persona che ho accompagnato ha questo problema, si chiama così, ha questa età, cioè per dire, no? Va bene. Comunque, oltre a questo, l'infermiere dovrebbe valutare, come dicevo prima, le condizioni cliniche del paziente in arrivo, quindi valutare anche la criticità. Quindi dicevo valutare la criticità delle condizioni del paziente in arrivo, dovrebbe valutare anche la storia clinica del paziente, l'età, il dolore che percepisce, tutti questi fattori qui, e dovrebbe valutare ovviamente anche il cosiddetto rischio evolutivo, cioè il paziente mi arriva che ha un certo problema, no? Però questo problema ha più o meno il rischio di peggiorare. Quindi in base a questo rischio di evoluzione, il rischio evolutivo, appunto si genera il codice colore. Noi siamo abituati, come vi dicevo all'inizio, a quattro colori, sono il rosso, il giallo, il verde e il bianco. Naturalmente il rosso è quando c'è una funzionalità compromessa, cioè il paziente sta proprio in condizioni molto gravi ed è praticamente il caso in cui c'è la maggior urgenza, non, niente a precedenza su un paziente con codice rosso. Il codice giallo invece rappresenta quando il paziente sì, sta molto male, però non c'è
l'immediata necessità di intervento di un medico, può aspettare qualche minuto, diciamo. Il codice verde invece riguarda i casi in cui ci sono stati traumi, ci sono fratture, comunque il paziente è in urgenza, deve essere trattato in ospedale, però anche qui non c'è un'urgenza di rischio di vita, non è in pericolo di vita. Il codice bianco invece è quel codice che ti danno per dirti te ne potevi andare al medico di base. Piccola postilla, così una curiosità di cui nessuno mai parla perché non capita quotidianamente questa cosa: esistono in realtà altri colori, altri codici colori, che sono il nero, l'arancione e il blu. Il nero è quando il paziente che arriva in pronto soccorso è deceduto, il codice arancione invece è quando c'è un pericolo di contaminazione, quindi viene chiamata, diciamo, la sezione chimica dell'ospedale. Il codice blu invece viene assegnato quando il paziente effettivamente ha una funzione vitale compromessa, però la cosa particolare è che il paziente non si trova in un reparto ospedaliero, quindi al di fuori dell'ospedale. Nel corso del tempo si è visto che, sebbene tutti questi codici colori abbiano sicuramente aiutato a smaltire i tempi d'attesa dei pazienti, però non basta, non è ancora ottimizzato e probabilmente non sarà ottimizzato al 100% nemmeno il nuovo metodo con i codici numerici, però sicuramente la situazione migliorerà drasticamente. Adesso alla fine del video capirete perché vi avrò spiegato tutto quanto. Il triage resta comunque il momento in cui il paziente ha il primo impatto verso il pronto soccorso, quindi ci sarà comunque un infermiere che accoglierà il paziente utente per capire, insomma, quali sono le condizioni e soprattutto che tipo di problema ha, che tipo di gravità o di urgenza ha il paziente. Una delle novità è che non si elimineranno i tempi d'attesa, cioè non è che da un momento all'altro non ci sarà più da aspettare, ma i tempi d'attesa diventeranno tempi attivi, quindi i tempi in cui nel frattempo possiamo cominciare a fare qualche cosa, mentre prima dovevi aspettare e basta. Naturalmente, sia nel caso dei colori sia nel caso dei numeri, il codice non necessariamente identifica la vera gravità della situazione. Può succedere, insomma, che il codice appunto non sia identificativo in modo specifico. Naturalmente la conferma della gravità della situazione si ha solo quando poi successivamente si ha a che fare con il medico. Ma andiamo a vedere come sono questi codici numerici. Come dicevo prima, è da 1 a 5, dove 1 è l'emergenza immediata con accesso immediato e 5 è il vecchio codice bianco. Sono 5 invece che 4, perché i colori erano 4 prima, perché il verde è stato diviso in 2. Allora, abbiamo detto numero 1 è un'emergenza, il paziente ha accesso immediato alle cure. Il numero 2 è l'ex codice giallo, praticamente il paziente sta male effettivamente, deve avere accesso alle cure, però non è in pericolo di vita, quindi avrà un accesso alle cure entro 15 minuti. Il codice numero 3 è per, sembra che stiamo facendo delle votazioni tipo televoto, il codice numero 3 è per l'urgenza cosiddetta differibile, cioè il paziente non è in pericolo di vita, sta effettivamente male, però c'è più che altro un rischio evolutivo grave della situazione, però appunto può aspettare. Il paziente in questo caso avrà accesso alle cure entro 60 minuti. Codice numero 4, quando il paziente è in condizione stabile, non rischia la vita, è un'urgenza cosiddetta minore e in questo caso il paziente avrà accesso alle cure entro 120 minuti. Codice numero 5, che era il vecchio codice bianco, praticamente è quando non c'è un'urgenza e si tratta dei casi, come vi dicevo, anche valido anche per codice bianco, insomma, si tratta del momento in cui il problema che il paziente presenta poteva essere risolto dal medico di base. Questo paziente chiaramente può aspettare tantissimo, avrà accesso alle cure entro 240 minuti. Ok, sì, avete capito bene, c'è un limite massimo temporale, questa è una delle grandi novità che sono inserite da questo nuovo codice, da questi nuovi codici numerici, che prima invece non c'era. Con questa nuova metodologia si inserisce anche la cosa temporale, quindi si deve stabilire entro quanto tempo un paziente comunque può accedere, deve accedere alle cure. Un'altra grande novità è che l'infermiere del triage sarà una persona proprio formata appositamente per essere al triage, non sarà un infermiere qualsiasi, ma sarà una persona che avrà fatto un corso di formazione, mi pare di almeno di 16 ore, più un corso di affiancamento di 36 ore con una persona professionista in questo senso, con un esperto, si dice. In più, l'infermiere del triage, perché la formazione sarà proprio un'altra novità centrale di questa nuova metodologia, l'infermiere del triage verrà, oltre la laurea che comunque si è preso, oltre la formazione specifica per diventare infermiere di triage, che vi ho detto prima di questi corsi iniziali, durante tutta la carriera dovrà comunque andare a frequentare dei corsi
di aggiornamento specifici rispetto al pronto soccorso, per esempio pediatrico, quello normale, eccetera eccetera, che comunque quindi lo terranno sempre aggiornato. E un'altra novità, l'ultima di quelle principali, è che l'infermiera del triage, oltre ad occuparsi di tutto quello che abbiamo detto, quindi dell'accoglienza del paziente, cercare di capire che cosa ha il paziente, assegnargli il codice numerico, dovrà anche fare una rivalutazione del paziente in sala d'attesa. Nel senso, quello che ho al codice 1 chiaramente prende e entra, non è che deve stare a fare tante chiacchiere, ma una persona ad esempio che ha un codice 3, che è di media gravità, sarebbe l'ex codice verde, diciamo, però quello meno grave, per esempio dovrà essere rivalutato nel tempo di attesa che intercorre dal momento di arrivo al momento in cui accederà alle cure. L'infermiera del triage si occuperà anche di andare a valutare se le condizioni sono stabili o se sono aggravate, e nel caso eventualmente deve aggiornare il codice che è stato assegnato a quella persona specifica. In questo modo si vuole naturalmente cercare di smaltire un po' il lavoro, l'attesa soprattutto, che è una delle più grandi criticità, il sovraffollamento, che sono presenti in pronto soccorso. Per quanto riguarda la regione Lazio, che è la mia regione, non so se si sente, sono contenta di come sta andando la parte sanitaria, poi tutto il resto magari ne possiamo riparlare, però per quanto riguarda la parte sanitaria stiamo migliorando piano piano, lentamente, ma c'è un miglioramento. Devo dire che però questo miglioramento non può esistere da solo, se noi non facciamo la nostra parte è inutile, è veramente inutile, perché queste persone, le persone che lavorano in ospedale, io ho grande rispetto degli infermieri, dei medici e di tutti quelli che lavorano, in ospedale, perché è un lavoraccio veramente pesante, e soprattutto devi stare a avere a che fare con persone che magari non si rendono conto che c'è una persona che ha preso soccorso, ok, io sto male, curami adesso, capito? Invece non ti rendi conto che esistono altre persone intorno a te, quindi cerchiamo sempre, quando andiamo in ospedale, sperando di non andarci mai, perché questo anche... Ecco, allora facciamo così, prima cosa, speriamo di andare in ospedale solo per una vera urgenza. Però per dire, se c'è una situazione grave, io oggettivamente devo riuscire a capire se quella situazione è grave perché io ho paura di qualche cosa, sono spaventato, non so come reagire, o se veramente la persona che ho davanti sta male, quindi è il caso di andare in pronto soccorso. Cerchiamo di non esagerare, cioè se una persona per esempio ha un braccio rotto, certo che è grave, certo che va in pronto soccorso, ma si aspetta un'ora, voglio dire, non è che succede niente. D'altro canto, se c'è qualcosa che non va, è inutile che voi fate i post su Facebook o che venite a lamentarvi su YouTube, con i commenti su YouTube. Dovete andare dalle persone che si occupano di aggiustare le cose che non va in quest'ambito, cioè dalla polizia, dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle persone preposte che fanno quello per lavoro. Quindi se avete subito un torto, andate da queste persone. Ora basta parlare, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre io vi aspetto al prossimo video, io sono Eliana e questo è To The Science and Beyond!